Vivo a Roma quanto più posso ritirato. Non esco che per poche ore soltanto sul far della sera, per fare un po' di moto e m'accompagno se mi capita con qualche amico, Giustino Ferri o Ugo Fleres. Non vado che rarissimamente a teatro. Alle 10 ogni sera sono a letto. Mi levo la mattina per tempo e lavoro abitualmente sino alle 12. Il dopo pranzo, di solito, mi rimetto a tavolino alle 2:30 e sto fino alle 5:30. Ma dopo le ore della mattina non scrivo più se non per qualche urgente necessità. Piuttosto leggo o studio. La sera dopo cena sto un po' a conversare con la mia famigliuola, leggo i titoli degli articoli e a letto. Come si vede, nella mia vita non c'è niente che meriti di essere rilevato. È tutta inferiore nel mio lavoro e nei miei pensieri che non sono lieti. Io penso che la vita è una molto triste buffoneria, poiché abbiamo in noi, senza poter sapere né come, né perché, né da chi, la necessità di ingannare di continuo noi stessi, con la spontanea creazione di una realtà, una per ciascuno e non mai la stessa per tutti, la quale di tratto in tratto si scopre vana e illusoria. Chi ha capito il gioco non riesce più ad ingannarsi, ma chi non riesce più ad ingannarsi non può più prendere né gusto né piacere alla vita. Così è. La mia arte è piena di compassione amara per tutti quelli che si ingannano. Ma questa compassione non può non essere seguita dalla feroce irrisione del destino che condanna l'uomo all'inganno.